La musica esprime ciò che non si può dire con le parole e la fede si esprime con la vita. E allora ecco che la musica aiuta perché attinge ai sentimenti, alle emozioni. Questo vale per tutta la musica, a maggior ragione per la musica di carattere sacro o per la liturgia, che vive proprio dell'esperienza della fede vissuta. L'ispirazione è da un fatto, è da una lettura invece, una riflessione personale? Ma l'analogia può essere quella della poesia, la stessa cosa, ossia un poeta vive un'esperienza e la traduce in versi. Un musicista vive un'esperienza, un'emozione, un incontro e lo traduce in musica. La musica è un linguaggio universale, non ha bisogno di traduzioni, è immediata, immediatamente tocca il cuore di chi ascolta e si può condividere anche con chi non capisce la mia lingua, ma condividere tutto ciò che io voglio dire immediatamente attraverso un brano. Vorrei attraverso Telepace farla parlare con tutte quelle persone che si impegnano nell'animazione liturgica, che a volte si scoraggiano, diciamo. Cosa possiamo dire a queste persone che a volte si lasciano vincere un po' dalla stanchezza? Ma mai. Allora, lo scoraggiamento è sempre negativo perché uno si arrende. Per chi sta, diciamo, sulla trincea della musica liturgica, bisogna capire che il canto è gioia, è condivisione, è amore, per cui bisogna viverlo così. Anche nei momenti di scoraggiamento pensare sempre: ma io canto per amore, io canto per il Signore e per i fratelli, anzi io canto con i fratelli e con il Signore. Ossia, la musica si condivide sempre, non si può fare la musica da soli. Direi ai musicisti di non scoraggiarsi e di sentire che non sono soli mai. Anche se trovano difficoltà, comunicare la bellezza anche di quella difficoltà. Si fa per amore, non si fa per un dovere o per un consenso o un successo. Si fa per amore. E quello vince, perché anche il popolo di Dio, sentendo da parte di chi lo vuole animare questo amore, condividerà l'amore e anche il popolo di Dio parteciperà.